RTL 102.5 News. 10:14 insieme a Noemi Serracini, Alessandra Lombardi e con noi Simone Pacini per parlare di Sanremo, ma da un punto di vista particolare, quello del teatro d'avanguardia. Simone, allora entriamo nel merito proprio di cosa significa questo. Allora, come dicevo prima, mai come questo anno ci sono state tantissime connessioni tra Sanremo e il teatro contemporaneo. Ad esempio, Colapesce, che è arrivato quarto, quindi ha sfiorato il podio, ha fatto recentemente uno spettacolo da attore e da cantante. Lo spettacolo era Stanno tutti male, con Riccardo Goretti e Stefano Cenci, prodotto dal Teatro Metastasio. Ma anche il suo compagno Di Martino è andato in scena in uno spettacolo omaggio a Chavela Vargas, con la regia di Giuseppe Provenzano, una realtà siciliana di Palermo. E anche a Palermo si sono addirittura conosciuti la rivista, perché entrambi hanno partecipato a un laboratorio legato a Emma Dante, la grande regista siciliana. Ma in realtà queste connessioni non sono finite qui, perché anche gli Extraliscio, il gruppo che era in concorso con Davide Toffolo, hanno suonato recentemente in un concerto spettacolo che si chiamava Grand Glacé, insieme a una compagnia teatrale degli Omini. Davide Toffolo anche assolutamente ha avuto moltissime connessioni col teatro. Il suo fumetto Cinque allevi ragazzi morti è diventato uno spettacolo teatrale con la regia di Eleonora Pippo e ha avuto proprio lo stesso Toffolo in scena. Finisco questo brevissimo excursus con forse quello che è il più famoso di tutti, Lodo Guenzi dello Stato Sociale, anche se quest'anno si è fatto da parte in qualche modo perché ha lasciato il palco ai suoi soci della compagnia. Lodo è un attore, lavora per Erter Emilia Romagna Teatro e con la compagnia Kepler 4, con la quale ha fatto due spettacoli, tra cui un fortunatissimo Il Giardino dei Ciliegi. Ecco, mi fermo qui per adesso, ho fatto vedere un po' quanto c'è di teatrale sì. In questo Sanremo. Sì, è bella, devo dire, questa, mi verrebbe da chiamarla un po' contaminazione che c'è, no? Tra il genere della canzone e quello del teatro, e è sempre molto bello quando poi si mescolano diversi generi sempre all'interno del mondo dello spettacolo. Come te lo spieghi questo, Simone? Perché noi, diciamo, tu hai anche un bel blog, un bel sito che si chiama fattiditeatro.it, dove parli di questo e di tanto altro. Sì, diciamo che nella scena contemporanea degli ultimi anni si è definitivamente è scomparso definitivamente il limite, diciamo, la barriera tra le arti, quindi teatro, musica, danza si contaminano ogni giorno di più. E inoltre a Sanremo ormai è evidente che da 4-5 anni c'è veramente un ricambio generazionale. Quest'anno sono andati a premio tutti esordienti, perché Maneskin, con la pesce che ha vinto il premio Lucio Dalla, Lilli Peyote che ha vinto il premio della critica, e anche Madame erano tutti esordienti e comunque tutti nella categoria degli under 30, addirittura Madame 18enne. Quindi questo è un po' il motivo per cui anche a Sanremo finalmente guardano il teatro in un momento anche difficilissimo per lo spettacolo dal vivo, con i teatri chiusi e con tanti lavoratori dello spettacolo in attesa della ripartenza, che non sappiamo ancora quando arriverà. C'è da dire che di tutti i personaggi, le persone, prima ancora che personaggi, naturalmente tu hai citato, tutti appunto questi artisti che provengono dal teatro, che dal teatro in qualche maniera sono stati appunto contaminati, hanno una presenza scenica pazzesca. Sono tutti davvero molto bravi a tenere il palco, e anche chi per la prima volta si trovava in una situazione così mainstream è riuscito a davvero sapersela cavare magistralmente. Questo sicuramente è un valore aggiunto che il teatro dà agli artisti. Simone, noi ti ringraziamo davvero moltissimo e ti salutiamo. Grazie davvero. Grazie Simone. A voi.